È il giorno di Davide Moscardelli. L'Arezzo ha presentato il bomber arrivato nell'ultima stagione, era a Lecce, presentato nel ritiro nella struttura dei campi della Virtus Archiano. Ovviamente la prima domanda era sul feeling con il gol, visto che proprio i tifosi amaranto si aspettano tanti gol da un attaccante che, come Moscardelli, mancava ormai da tempo all'Arezzo. Sì, l'avverto perché mi sono arrivati molti messaggi nei social, ringrazio tutti e quindi mi spiace essere arrivato un po' in ritardo, non essere passato per Arezzo, però ci sarà tempo per conoscere i miei nuovi tifosi, quindi non vedo l'ora di cominciare. Ma una responsabilità positiva, perché alla fine non mi chiedono cose che a me non piacciono, cioè il gol per l'attaccante è tutto, quindi so che sarà dura, però la voglia ci sarà sempre al 100%, quindi sudare in campo con questa maglia e poi i gol arriveranno se c'è la voglia, quella sicuramente non manca. Ma è stato creato soprattutto dai miei seguaci, follower, chiamiamoli come ci pare, però diciamo è stata una cosa anche un po' di sorpresa, che mi ha colto un po' di sorpresa, poi il fatto che magari giocando in Serie A in quel periodo ero più in vista e quindi è andato un po' così, però sicuramente fa piacere sentire l'affetto dei tifosi non solo della squadra con cui giochi, quindi è una cosa bella. Reduci dall'esperienza a Lecce, cosa ti ha convinto ad accettare l'offerta dell'Arezzo? Ma è una nuova sfida, accetto sempre le sfide, sicuramente anche quella di cambiare il girone, di cambiare campionato e poi una piazza che mi è sempre piaciuta. Ho iniziato con la prima partita dei professionisti nello stadio dell'Arezzo, quindi sono contento di ritornarci e vediamo come andrà. L'attesa è tanta e la voglia anche. Ti stai ambientando, sono le prime ore in Amaranto, però ti voglio chiedere dove può arrivare quest'Arezzo con Moscardelli e con altri giocatori di esperienza come Erpen, Benassi e nell'ultima ora sembra anche Grossi. Ma questo non lo so, sicuramente adesso è il momento di mettere benzina nelle gambe e formare il gruppo, che è la cosa importante che da portarti dietro per tutto il campionato, che sarà lungo e duro, quindi il primo pensiero adesso è quello e poi vedremo, sicuramente quello di giocare per vincere, perché tutti fanno questo, e seguire le indicazioni del mister e basta, e aspettare che inizi poi quando si inizia a fare sul serio. Visto che sei un personaggio comunicativo e social, un messaggio che vuoi lasciare ai tifosi dell'Arezzo? Sì, ci sto pensando da due giorni, quindi non lo lascio qui, lo farò a breve tramite social, perché ho fatto il saluto a Lecce, però ancora non quello di benvenuto all'Arezzo, quindi adesso vediamo.